Allora, sindaco, Fabrizio, signor sindaco, metti da sé. Allora, giusto il... grazie. Giusto il tempo di un saluto, di nuovo di un grazie al presidente Rolandin, a tutti le donne e gli uomini che rendono questo luogo un luogo magico. Io direi di non ripetere le stesse cose e non prendere neanche una bella conferenza stampa, che mi sembra che tanto ormai non ne abbiate voglia. Vi do un suggerimento, cari giornalisti, salite su, perché è un'esperienza veramente difficile da descrivere. Stiamo in un ambiente molto bello, lo vedete, qui è un'esperienza che si può fare anche, veniva ricordato, io sono d'accordo, sostanzialmente anche con il tempo brutto. Già questa è un'esperienza comunque da fare, poi la sala convegni, poi i luoghi in cui gustare l'abilità e le specialità culinarie di questa regione, però poi c'è fuori in paese, qui il giardino botanico più alto d'Europa insieme al Gran Paradiso, giusto? Quindi c'era già tutte e due in Val d'Aosta, sono, per cui sono più o meno allo stesso livello, e in cima uno spettacolo che davvero è difficilmente descrivibile, per cui se ci sono delle domande le prendo volentieri, ovviamente sulle questioni legate alla funivia. Il primo che mi parla di cosa faccia il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, rispondiamo nel pomeriggio, e se no l'augurio di poter fare questa esperienza e di invitare tante italiane, tanti italiani, ovviamente anche gli altri, ma per i giornali e le televisioni italiani, a visitare questo straordinario capolavoro ingegneristico e questo meraviglioso incrocio di bellezza tra la montagna e l'uomo. Quindi il mio è un invito a visitare Courmayeur e la Val d'Aosta. Se ci sono domande? No. Prego. No, non si soffre di vertigini. Cioè, nel senso, ovviamente, sì, lo so, non pensavo fosse una riflessione psicologica sul futuro del paese, no, era una domanda per me, l'avevo intuito, però lo volevo dire che salendo su non ci sono problemi, quando arrivi a 3.500 senti che non sei propriamente, però in modo molto, molto tranquillo, e io non è che mi sono spenzolato, non ho neanche invaso la Francia, per cui sono rimasto, quindi abbiamo fatto, stante l'ottimo risultato del vertice di Milano, abbiamo evitato di invadere la porta di Chamonix, quindi siamo stati tutti molto rispettosi e non si soffre di vertigini, quindi anche chi soffre di vertigini può salire tranquillamente, apprezzare i cristalli, apprezzare anche la bellezza, direi tecnica del manufatto, quindi visitatelo. Prego. Tornerà con la famiglia per le prossime festività di fine anno. Ora vediamo, so questa qui. Ha visitato lei. Lo diremo in anticipo comunque in modo tale che ci possano essere tutte le polemiche del caso, cioè queste attuali che ci organizziamo. Se ci sarà necessità lo faremo in modo tale che la polemica possa essere precedente. L'ultima. Presidente, ha parlato così un po' ridendo, un po' ipotizzando un vertice europeo qui. Però... No, ragazzi, fermi. Cioè, però sarebbe una cosa molto bella. Beh, il principio che volevo dire, cioè che se è vero, come veniva ricordato nell'introduzione, che la montagna aiuta a allargare il cuore, allargare il respiro e anche allargare lo sguardo all'orizzonte, questo è un momento nel quale abbiamo bisogno di un orizzonte più ampio per l'Europa, vale per le riforme economiche, vale per la questione migratoria, vale per il rapporto dei quattro presidenti che si discuterà giovedì a Bruxelles, vale per le questioni climatiche, vale per il piano degli investimenti. C'è bisogno di un'Europa che faccia bene il suo mestiere, che sia capace di allargare il respiro. Allora, da questo punto di vista, salire sul tetto d'Europa, oggi abbiamo visto il punto più alto d'Europa, auguriamoci di non vedere mai il punto più basso d'Europa e dell'Europa. Bene, l'ultima. Presidente, quanto è importante per il paese che questa opera, nonostante la sua difficoltà, sia stata conclusa addirittura in anticipo rispetto al cronoprogramma?
Beh, il punto chiave è che molte delle opere pubbliche più straordinarie che vengono fatte hanno un coefficiente di difficoltà altissimo. Quando passi sul pilone sopra i 100 metri lo vedi, no? Era una cosa che abbiamo esaminato salendo su. Ma hanno una efficienza realizzativa che ovviamente deve essere considerata come un vanto per questa regione, per la Valle d'Aosta e per tutto il paese. Quindi sì, certo, è molto importante. In più, lo ha detto il presidente Rolandè nel suo intervento, abbiamo voluto legare l'apertura di questa Skyway all'Expo. Se ci pensate, l'Expo sempre lascia dei simboli. La Tour Eiffel nasce nell'Expo di Parigi come simbolo lasciato alla città. Allo stesso modo ci sono alcuni luoghi simbolici sia dentro la struttura dell'Expo che resteranno che nel paese, quindi credo che sia un fatto molto importante. Quello che però rimane, questo dobbiamo dircelo anche in un giorno di festa, è che c'è bisogno di una capacità di gestione burocratica amministrativa molto più efficiente rispetto al passato. È evidente che la Valle d'Aosta, anche in considerazione della specialità di cui gode, ha delle possibilità più efficaci rispetto ad altre regioni, oltre che una competenza, una tenacia, una determinazione dei propri amministratori che dobbiamo riconoscere, però è anche vero che in generale il sistema pubblico italiano ha ancora molto, 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 molto da fare per semplificare le procedure. Vi segnalo, giovedì a Roma faremo una conferenza stampa per dimostrare come se sbloccassimo, e vogliamo sbloccarli, nell'arco delle prossime settimane e mesi, i cantieri semplicemente fermi per ritardi, intoppi, problemi, ricorsi, TAR contro TAR e compagnia bella, se sbloccassimo questo avremmo più di un punto per cento di PIL, più di 17 miliardi di euro rimessi nell'economia. E se guardate i dati, noi abbiamo visto anche oggi ci sono dati incoraggianti sugli ordini, non ottimi sul fatturato, ma molto incoraggianti sugli ordinativi che vengono dall'Istat, vediamo che l'Italia riparte, che ripartono i consumi, chiaro ancora meno di quello che vorremmo, che ripartono alcuni settori industriali. C'è un settore che non riesce a tirare come noi vorremmo e come dovrebbe, che è quello dell'edilizia, quello delle costruzioni. Fate soltanto questo calcolo, 927.000 posti di lavoro persi in Italia negli ultimi 5 anni, gli ultimi 3 governi prima del nostro, 927.000 posti di lavoro in meno. Noi siamo ripartiti con i primi mesi a più 250.000, merito anche del Jobs Act. Oggi eravamo al Museo Egizio di Torino e abbiamo incontrato 7 archeologi che sono stati assunti grazie al Jobs Act, quindi sta ripartendo. Ma siamo ancora a 250.000 persone. Perché? Perché l'edilizia, che vale più della metà dei posti di lavoro persi, 525.000 su 927.000, ancora non è ripartita. Poi il tema diventa: come fai a fare edilizia di qualità? Come fai, cioè, a fare opere che non siano le opere pubbliche per buttare una colata di cemento, ma siano opere di straordinaria bellezza, capaci di avere un impatto positivo e non negativo sulla sostenibilità ambientale? Questa è la scommessa che abbiamo di fronte a noi, ed è la scommessa sulla quale nel prossimo anno, anno e mezzo, vedremo se il PIL, che è ritornato a crescere dopo 11 trimestri negativi, fa il salto. No, perché naturalmente noi siamo contenti che il PIL sia più 0,3, però ancora è poco rispetto a quello di cui abbiamo bisogno. C'è necessità di investire molto sull'edilizia, però, e questo è il punto chiave, le costruzioni devono essere di qualità, devono essere rispettose dell'ambiente, devono essere legate all'efficienza energetica, devono essere capaci di inserirsi in una cornice ambientale, non soltanto qui, che ovviamente è un paradiso, ma anche nel resto del paese, una cornice ambientale che sia all'altezza della fama e dell'onore dell'Italia. Quindi il tema esiste, c'è bisogno di lavorare molto di più di quanto abbiamo fatto sino a questo momento. Per noi, concludendo perché l'ho presa larga, è sicuramente un fatto positivo che si sia terminato nei tempi, che sia durante l'Expo, che sia un'opera fatta bene, di qualità. L'Italia ha necessità di sbloccare il settore costruzioni. Peraltro, questo, se non ricordo male, la nostra discussione di dicembre, anche qui si è sofferto le difficoltà del mondo dell'edilizia e delle costruzioni, perché
ovviamente in alcune regioni si è partito di più, ma un po' in tutta Italia si è avvertito questo blocco che c'è stato. Noi dobbiamo semplificare le procedure, ma garantire la sostenibilità ambientale. Il disegno di legge Madia va in questa direzione. Signori, io vado a fare il Consiglio dei Ministri, se no domani non sapete cosa scrivere, vi tocca fare 6 pagine sulla funivia. Presidente, per la TV francese, voglio, per favore. Non lo faranno mai, farebbero 5. Prego, le ultime due, dai. Per la TV francese, per favore. Allora la faccio dopo, ma che mi faccio un po' francese, che si è fantastico. No, 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 no. Ma la faccio in italiano, se lei preferisce. Parlo, parlo italiano. Bene. Quindi, Presidente, la vecchia funivia nel dopoguerra è stata il segno dell'amicizia ritrovata tra Italia e Francia. Di che cosa la funivia di oggi, che parte oggi, sarà il segno del raffreddamento, visto che le autorità francesi non sono presenti oggi, né il sindaco di Chamonix, né quello di Saint-Germain, né il presidente della provincia della Haute-Savoie? J'ai parlé à propos de cette infrastructure avec M. Hollande, avec le président de la République. C'était un très bon dialogue. J'ai parlé hier avec le ministre royal à propos de la conférence climatique du prochain décembre. Donc nous avons de très bonnes relations. J'espère, ça va sans dire, que la coopération entre les deux pays, entre les deux régions, peut continuer avec la même intensité, avec la même amitié. Nous sommes très heureux, comme Italiens, ça va sans dire, c'est clair pour cette infrastructure, parce que je pense que c'est une œuvre incroyable. C'est une œuvre qui parle de notre passé, mais qui parle aussi de notre futur. Pour ces raisons, nous sommes très, 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 très heureux pour cet événement, et je pense que nous n'avons pas de problème avec nos amis français. Lingua a parte, comme est noto. L'ultima. L'ultima, Per dare una mano alle aziende che lavorano in montagna come queste, che lavorano nel campo del turismo, ci proviamo a modificare il calendario delle vacanze scolastiche in Italia? Allora, se c'è una cosa di cui non parlo neanche sotto tortura, sono le vacanze scolastiche, perché come voi sapete, capisco la domanda è una domanda seria, la mia risposta è meno seria della sua domanda e le chiedo scusa. Ma una volta che si è discusso, lei sa che stiamo approvando, stiamo discutendo, lo sa anche qualche parlamentare valdostano, diciamo, oltre che qualche assessore valdostano, la legge sulla riforma della scuola, o meglio, un pezzo della riforma della scuola, è stato sufficiente una dichiarazione en passant di Giuliano Poletti a proposito del numero di giorni di vacanza dei ragazzi per avere 3 settimane di scioperi, nonché per avere un problema in famiglia, dove i miei figli mi hanno detto: com'è questa storia che noi andiamo meno in vacanza? Allora, so che la sua è una domanda molto più seria sul calendario, eccetera, ma in questo momento di discussione sulla buona scuola non apro bocca neanche sotto tortura, non c'è nessun cambio, perché hanno detto che nella buona scuola c'era il cambio delle vacanze, l'abolizione cioè c'era di tutto, non c'è niente di tutto questo, stiamo discutendo, anzi, molto semplicemente, se il progetto andrà avanti ci saranno 100.000 assunzioni in più, un grande investimento sugli insegnanti, una riorganizzazione con il cosiddetto organico funzionale, un investimento che tenga cura anche e conto delle specificità di regioni come questa. Se non andrà in porto ci sarà il regolare turnover, non 100.000 ma 20-25.000 assunzioni, quindi questa è la buona scuola, non c'entra niente il calendario, e del calendario parleremo soltanto una volta approvata la scuola, così almeno le proteste dei ragazzi potranno concentrarsi sul testo della buona scuola e non sulle paure delle vacanze. Mi è stato davvero un piacere potervi incontrare, vi suggerisco caldamente di andare a visitare il lassù, in cima al tetto d'Europa, e magari mettetevi un giaccone perché tira vento. In bocca al lupo, grazie.